Buonasera ragazzi, come andrà in video? Bentornati di nuovo sul canale e quest'oggi dopo molto tempo siamo ritornati su FP1-23. Io ero un po' stufato di fare FP1 sinceramente, ma questa sera mi è ritornata la voglia. Siamo qui a Imola, al Gran Premio dell'Emilia Romagna, per le qualifiche. Se avete visto l'episodio precedente, ve lo lascio in alto a destra nelle schede, ovviamente se non avete visto quello che è accaduto prima. Per quanto riguarda prove, abbiamo già fatto tutto, avevo fatto qualche prova veloce perché erano addirittura sotto il temporale e sinceramente non andava male. Per quanto riguarda l'RS, ricerca e sviluppo, cioè abbiamo un sacco di miglioramenti attivi. Cioè abbiamo uno, due miglioramenti di impatto importanti e il resto sono minori, di cui tre resistenza e due telaio. Un po' di roba, infatti potete vedere la curva di miglioramento. Le componenti invece è un po' ni. Perché dobbiamo cambiare l'ICE, l'MGUH, il turbocompressore e il cambio. Perché hanno raggiunto un po' una percentuale un po' alta di usura. Qualifica. Però adesso è asciutto. Non lo so. Vediamo un po'. Allora, ci conviene farlo subito il giro. Aspetta, vediamo se è questo. Il giro dovrebbe essere questo. Andiamo. Controlli ultimati a tutto lo staff auto in uscita. Ah, è vero che doveva sparire il suono. Sono un po' scomodo per volante perché sono così vicino ora. Nessuna pioggia prevista al momento. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Dici tu? Ora devo fare attento a non fare male la chicane. Via il primo giro. No, dai, c'è lì. Mi ha scombuzzolato il giro. È uscito Valtteri. Non devo beccare nessuno che esce dalla pit lane. Ovviamente il giro è praticamente terminato. 1,15 e 3 di max. Ok. 1,15 e 2 di Lewis. Lotta aperta allora. Ragazzi, Abbiamo probabilmente non c'è carburante a nessuno. sufficienza per altri due giri. Fatto.
troppo sterzo. Aspetto un po' troppo. Seconda fase. No! Esatto, l'ho fatta malissimo. Oddio. Ho fallito il giro due volte. A causa del traffico. Una a causa del traffico. Seconda perché ho fatto male la chicane. La variante alta. Si vede che è da molto tempo che non faccio F1. Si vede. Oltre al fatto che sono anche in una posizione leggermente scomoda perché sono veramente stretto. Vabbè. Dovete capire che qua lo spazio non c'è praticamente. Non so, però cerchiamo di non fare cavolate. Questo devo tentare il giro veloce e farlo bene. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Ancora meglio l'ho fatta. Aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. Molto meglio. Ok. Cerchiamo di non far male le due della mazza. Vabbè, ho parlato troppo presto. Ho parlato troppo presto. Mi si sono bloccate le posteriori. Ho parlato troppo presto. La maledizione del commentatore questa. Mi si sono bloccate le posteriori in entrata nella prima della razza. Specialmente la posteriore sinistra. Non ci voglio credere. Se devo essere colpito dalla sfiga. E metti che adesso escono anche gli altri. Quindi sto solo sprecando tempo. Ho mandato a rammengo il giro alla fine. Devo farlo subito il giro. Ecco, stanno già uscendo. Io adesso rimarrò calmato. Partirò ultimo in sta gara qua. Se non faccio un giro perfetto. E subito. Devo però mancano ancora 5 minuti alla fine della sessione. O la va o la spacca a sto punto. O entriamo in top 15 o stiamo praticamente morti. Vediamo se riusciamo a non fare il giro anche al terzo tentativo. Già l'ho fatta male. Il tamburello. Uno 15 e 2 di Lewis. Ha migliorato. Non mi è piaciuta la... questa curva qua. Non mi è piaciuta la variante alta. Sinceramente non mi è piaciuta. Bloccheremo ancora le posteriori? No.
1, quindi c'è uno. Dovrebbe bastare. Per 45 millesimi. Vado avanti. Q2. Adesso però dovrebbe essere sotto la pioggia. No? Ah no, il problema è, mi sa che arriva prima. La pioggia. Devo uscire subito. Siamo pronti. Sempre se non sta già piovendo. Non mi sembra però. Sta uscendo gente dalla pitline. Ok, abbiamo anticipato. Ok, migliorata. Bene le acque minerali. Bene anche la variante alta. Anche se con un leggero sovrasterzo. Vediamo la lavazza. Uno 15 a 2 contro uno 14 a 3. Easy. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Adesso ha cominciato a piovere. Lando è dentro anche lui, dai. In P9. Q3. Sarà sotto il temporale, sicuro. Andiamo con l'intermedio. Siamo pronti, ragazzi, indietro. Sperando solamente di non fare cavolate. Abbiamo la pista tutta per noi. E raggiungiamo un punto. L'importante è fare il giro. Ripetiamo, ho un assetto da asciutto. Via. Andare lungo nella seconda fase. Infatti, è solo un colore verde. Questo però è il mio settore più forte. Oh my! Si vede che non è un assetto da bagnato questo. Quanto ci lecca. È solo un P8. La nostra qualifica è finita qua. Perché in 2 minuti non riesco a essere fuori per un altro giro. La griglia
griglia di partenza per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni: Verstappen, Russell e Lewis Hamilton. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Allora, per una cosa devo essere sincero, non mi aspettavo un tempo così vicino, perché 373 millesimi da Max, che ha fatto pole a 1.22.5, ho fatto 1.22.9 io. C'è un varco enorme tra P8 e P10, cioè un secondo e due. Fernando che ha fatto 1.23.5 e Kema che ha fatto 1.24.0. Beh, allora, se devo essere sincero, potevo aspettarmi di più. Potevo andare più in alto. E ve l'ho detto, non è un assetto da bagnato. Vabbè, andiamo al QGS. Non potevo fare tutto intanto. La macchina continuava a snappare in qualunque curva. L'ho detto, non è un assetto da bagnato. Vabbè, noi ci fermiamo qui, almeno per questo episodio. Poi nell'episodio successivo ci sarà la gara. Sarà, dato la qualifica, sarà un completo massacro. Anzi, sì, perché i primi 5 ottavi di gara sono sotto il temporale, almeno la prima metà sotto il temporale. Poi c'è un ottavo di pioggia leggera, poi dovrebbe rasserenarsi. Il problema è, avrei preferito l'opposto, perché almeno col bagnato avrei una macchina più leggera, invece c'era la macchina più pesante, perché con tutto il carburante che c'è, è un po' una spina nel fianco, possiamo dire. Però noi ci fermiamo qui. Ci vediamo al prossimo evento, che sarà la gara.